Glielo ho fatto dire perché è qualcosa che ti volevano dire di sicuro. Giustamente. No, approfitto di quest'ultimo passaggio di ciò che ha detto Matteo, perché questo ribaltamento è come posso dire, è un'esperienza comune, cioè non c'è bisogno, diciamo, nel sentire comune c'è una rappresentazione, però quando ci si informa, quando si fanno le considerazioni, quando si fanno le analisi, questo ribaltamento è nei fatti. Sempre quando, cioè lui prima ha parlato della, come possiamo definirla, indefinitezza del pensiero pacifista, secondo le, c'è un passaggio qui dove, facendo un'intervista, sempre nel capitolo in cui si parla dell'ideale in cammino, e si rivolge a Lotti, vero si chiama, spiega che intanto dice non farsi confinare all'interno dei, diciamo, dei luoghi comuni. Bisogna imparare a fare la pace, perché è qualcosa che si fa e non si decide di, o non si decide di non fare. Ci hanno fatto crescere, secondo l'idea che è vero, ci sono i valori, però poi nella pratica, la realpolitik. E invece lui dice, ma Lotti, ma i valori sono una bussola nel mare, in un mare di problemi. Servono competenza, studio, essere più bravi dei guerrafondai e dei loro cantori. Ecco, cioè perché questo ci vuole? Perché quando si fa un'analisi di quelle che sono le motivazioni razionali che spingono ad armare l'Ucraina e a spingere verso questo conflitto, quello che viene fuori è che queste osservazioni razionali in realtà sono un'ottima giustificazione per Putin. Faccio l'esempio. Vado un attimo, voglio essere un pochettino più chiaro, perché diciamo, fra i tanti, cioè questi ultimi anni sono stati un po' difficili, perché molti, anche amici, si sono molto distinti su questo. Ma c'è anche una parte del pensiero pacifista che potremmo chiamare liberal, quella che fa, diciamo, riferimento a Bertrand Russell, grosso modo. Abbiamo sentito parlare di guerre sante, guerre giuste, guerre umanitarie e ultimamente le guerre preventive. Allora, io, come ho già detto ad altri, sono andato a prendermi il libro di Michael Walzer sulla guerra preventiva e sulle guerre giuste e ingiuste, e ho cominciato a leggerlo. Partiamo dal concetto di guerra preventiva. Se si legge Walzer, si dà la giustificazione a Putin. Cioè, praticamente, se tu dici che è giusto intervenire neanche quando c'è un conflitto, ma semplicemente perché tu hai convinzione, non so come dire, che altri stiano preparando un conflitto contro di te, è giusto farlo. Che a me sembra un paradosso assoluto, perché è come dire, è appunto come dare giustificazione. Cioè, io ti do un pugno perché se no me lo dai tu. E questa è la prima, diciamo, contraddizione razionale che secondo me va notata. Ma poi ce ne sono altre. Adesso, la scorsa settimana o due settimane fa, c'è stato l'ennesimo, e qui non è che uno voglia difendere un modo o un altro, per carità, c'è stato l'ennesimo caso, non so se il video fosse vero o non vero, insomma, lo sgozzamento di un soldato ucraino da parte di soldati russi. E giustamente si sono fatti dei commenti, no? Come la JAD, come, perché ciò, questo è una modalità che serve per terrorizzare gli altri. Io non lo so, non lo so se quel filmato è vero, non ho idea. Però su questi termini qui non si qual è la modalità giusta di ammazzare una persona? Qualcuno la sa? Se dobbiamo condannare a morte qualcuno, abbiamo una scelta, abbiamo provato tutto, no? Abbiamo fatto dai cianuri alla fucilazione, alla garrota, al taglio della testa. Ce n'è una migliore delle altre? C'è qualcuno che è in grado di affermarlo? Io vi ricordo un articolo di Sandro Portelli quando fu assassinato Arrigoni, Vittorio Arrigoni. Vittorio Arrigoni fu assassinato con il filo spinato. Usarono del filo di ferro, filo spinato, per soffocarlo. E in quell'occasione, sull'efferatezza del delitto, sulla terribile, cioè non è che uno non prenda posizione, si prende parte, però il titolo di quell'articolo era Asimmetria di un omicidio.
E lui si chiedeva, ma perché se allora schiacciando un pulsante a 150 km o a 1000 km di distanza tu mandi un missile che ammazza una persona, allora quella è una morte pulita che va bene? E vado avanti perché ti lascio la parola perché ho quasi finito su questo. E quando prendo il libro di Michael Walzer sulla guerra preventiva, sulla guerra giusta, e lui spiega che a un certo punto il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, così come i bombardamenti di Dresden, di tutte le città tedesche, sono stati giusti perché hanno complessivamente, dice, hanno fatto meno morti dell'assedio di Leningrado, non Stalingrado, mi ero confuso. E vabbè, come posso dire, fino a qui è una considerazione che ha del razionale. Ma in quel libro a un certo punto c'è uno scivolamento, dice, e sono morti meglio. È meglio morire sotto una bomba atomica, sotto un bombardamento che di fame a Leningrado in 2 anni. Adesso, di nuovo, cioè, ci vogliamo spingere e vogliamo che la nostra razionalità si spenda su questo? Io credo di no, cioè, credo che non sia il caso di mettersi a distinguere su queste, su cosa è meno atroce. Questo volevo aggiungere a queste affermazioni. Matteo, che ora abbiamo fatto? Lasciamo, c'è ancora un po' di tempo, abbiamo... ciao Elena, ciao. Vediamo se... Scusa, mi ero preparato un po' di cose, adesso ho perso un attimo il filo, però partiamo dal... Ah no, certo. Matteo, mentre ha fatto il viaggio, cosa sei stato? 6 giorni, dal 30 marzo al 4 aprile, e sei riuscito a fare, io ne ho trovati almeno 6 articoli, ne facevi uno al giorno, forse sì, sì, uno al giorno. Mentre partecipavo alla carovana, ho fatto una serie di articoli che uscivano su Repubblica e che... poi fa piacere che ci legge un articolo, dice, ah, che bell'articolo, poi magari leggi, c'è il suo nome. Quando ci siamo detti, hai visto l'articolo sui volontari della pace che faceva le osservazioni sui costi della guerra e le 50 tonnellate portate? Era suo. E poi c'è stato, ha fatto un'intervista addirittura sulle questioni del lavoro, perché c'era una CGIL rappresentata, ha parlato del presidente della CEI. E ha fatto un'intervista anche ad Alberto Capannini di Operazione Colombe dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, credo l'ultimo pezzo. Sì. E le stesse cose che ci ha detto lui oggi qui sull'importanza della presenza, della testimonianza, della partecipazione, ce l'ha dette già Maria su questo aspetto. Ecco, io non lo so, perché la domanda è questa, spostiamoci da questo ambito. Tu a un certo punto... in questo tuo libro riprendi anche un altro mio nostro amico che è Giacopini, Vittorio Giacopini, che sulla rivista Gli Asini nel passaggio, diciamo, dalla pandemia alla guerra aveva fatto un articolo che si chiamava, lo dicevo prima, Tutto è guerra, in cui faceva vedere che i linguaggi delle rappresentazioni non sono diverse. Allora, e qui ci spostiamo sul nostro terreno, quando c'è la guerra è vero che noi siamo in una situazione in cui, come posso dire, anche le questioni della difesa vanno prese in considerazione. Noi siamo pacifisti, ma sappiamo, cioè, ci rendiamo conto che... Il problema è che in una giornata come oggi, lo dico anche a te, l'ho già detto a tutti, in una giornata come oggi tu ti rendi conto che tutto è guerra, perché per esempio il fatto che ci sia stato l'incidente del ferroviario sulla tratta Firenze-Bologna ha immediatamente scatenato una serie di speculazioni sui costi dei viaggi oggi. Oggi andare in aereo da Milano a Roma costa 1000 euro. Ed è, come posso dire, come si chiama? Sciacallaggio a essere... E poi, sempre parlando di come... Oggi il razzo di Elon Musk che doveva andare sul primo e pro è praticamente fallito. E lui ha detto, impariamo io credo che tu abbia riportato in realtà qui dentro, come dicevi tu, cioè qualcosa che era un po' tuo, del tuo modo di vedere il giornalismo, e ti sei reso conto
tuo malgrado, come posso dire, di avere questo tipo di rappresentazione. Cioè, questa è l'importanza di questo libro, questo manuale pratico, questa, perché raccoglie in realtà una sensazioni, modi di pensare diffusi che magari non si riconoscono nel modello pacifista. Poi riesco a star zitto. Vediamo un po' a partecipare. Poi ti faccio, sì, prima la facciamo parlare lui sull'ultima cosa e poi faccio parlare tutti, certamente. Però noi quello che diciamo è che nelle nostre attività noi dovremmo togliere la parola pace, cioè noi dovremmo dire educare, come posso dire, partecipare, senza dover necessariamente aggiungere dopo educare alla pace. Che cos'è educare? Se non c'è, cioè, si può educare alla guerra, o forse è qualcosa di degradato. Ecco, se riesci a rispondere a questa mia proposta, ti ringrazio e poi lasciamo le domande a loro. No, era sì, quel pezzo di Giacopini sugli asini è molto bello, perché la domanda che comunque mi ero posto, ma in realtà forse un po' tutti, no? Sì, perché comunque allo scoppio di questa guerra non c'è stata una risposta come nel passato, no? E le risposte possono essere diverse. Quella cattiva, appunto, era: siccome la guerra è russa, siccome i pacifisti di fatto, di base, sono tutti comunisti, la Russia era l'Unione Sovietica, questa è stata la spiegazione pubblica. Abbastanza ridicola, perché quando si scendeva in piazza contro la guerra americana in Iraq, in Afghanistan, eri anti-americano. Adesso che comunque continui a scendere in piazza sei filo russo, allora c'era qualcosa che anche in questa narrazione non funzionava. Però ecco, le spiegazioni che invece mi sono fatto parlando con varie persone sono due. La prima è il fatto che tutte quelle grandi manifestazioni degli anni passati che ci sono state, grandi, non erano riuscite a fermare poi la guerra. E allora questo ha dato alle persone la sensazione di un senso di ineluttabilità, ovvero te puoi scendere in piazza, puoi mettere la bandiera, puoi fare sit-in, puoi fare quello che vuoi, ma la realtà tanto non la modifichi, perché quelle poche persone che decidono, che hanno la leva di comando, alla fine se vogliono fare la guerra la fanno comunque. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è legata un po' al fatto di come ormai nel dibattito pubblico siamo abituati ad affrontare i problemi. Allora, c'è una analogia tra come appunto il dibattito si è avvitato attorno alla questione della pandemia e le parole che si sono utilizzate con quello della guerra. E questo lo diceva appunto Giacopini in questo pezzo, ma anche Wuming in una loro riflessione, che io ho trovato molto interessante, perché se voi pensate a come si è sviluppato quel dibattito in quei due anni, se ci pensiamo oggi, folli, perché c'era il coprifuoco, cioè noi vivevamo il coprifuoco, che è un termine di guerra. C'era l'idea per cui quasi dovevi fare il delatore se vedevi qualcuno che usciva di casa, e quello è anche quello era un clima di guerra. E i nostri infermieri, i nostri medici erano in trincea, e quindi erano lì a lottare. Questi sono termini di guerra, se voi ci pensate. E le bare che portavano via le vittime da Bergamo erano dei camion militari, e quindi anche lì c'era un collegamento. E chi non sottostava una narrazione che non era vaccini sì o vaccini no, perché anche lì c'era una banalizzazione, non è che c'erano quelli favore o contro, si erano create due polarizzazioni artefatte, e quelli che in mezzo magari dicevano: scusate, ma mi fate capire perché il vaccino non viene studiato e prodotto e distribuito in maniera pubblica? Questa era un'argomentazione seria. Però te non la potevi fare, perché quasi ti sentivi dalla parte del nemico dell'antivaccinista se solo facevi. Perché la guerra è questo, polarizza le posizioni, ci sono i traditori e ci sono quelli che devi per forza aderire ad una narrazione, a delle leggi, a dei modi, dalla legge marziale. C'era una legge marziale, bene o male. Se voi pensate ai dibattiti, posso andare a correre per un quarto d'ora? Era qualcosa di folle. Allora, quei due anni lì probabilmente ci hanno abituato a pensare, a comportarci in un certo modo, perché poi alla guerra ci si abitua a pensare in logiche binarie.
E quindi quando è scoppiata questa guerra c'era un retroterra linguistico anche, solo linguistico, ma non solo, anche di comportamento, che ci ha fatto arrivare lì anche con le armi spuntate o con, diciamo, non la capacità di riconoscere anche la violenza di un certo linguaggio che veniva in qualche modo propagato a livello pubblico. Quindi questa era un po' la riflessione, sicuramente da approfondire, sicuramente anche da probabilmente collegare al modo odierno di comunicare, molto legato ai social network, che per come sono fatti tendono a semplificare il dibattito e a polarizzare la discussione, no? E però, insomma, secondo me anche questo punto di vista può essere sicuramente interessante per provare a capire perché ci troviamo un po' in una posizione di retroguardia rispetto ad anni passati. Grazie, Matteo. Allora, abbiamo prima Enrico e poi Giorgio, poi Angela. Raccogliamo le domande, vediamo le osservazioni. Enrico. Non solo la pandemia, ma lo sport usa un linguaggio di guerra. Il gioco sportivo sarebbe la riduzione dalla guerra mortale al confronto giocoso, e poi ritorna ad essere di guerra. Quindi è veramente un virus la mentalità di guerra. C'è quel proverbio francese, à la guerre comme à la guerre. Se tu mi fai guerra, io non posso fare altro che la guerra di risposta. E questo è il dogma attuale del sistema. Se Putin attacca, non si può fare altro che mandare le armi, che è il raddoppio della guerra. Allora, non c'è solo da deprecare che quello taglia la testa, come si muore, come non si muore, Hiroshima o Leningrado, ma è la morte più democratica, più civile, è la ghigliottina. Non soffri niente, anche se facevano la prova a dire quando la testa salta giù, batti gli occhi se puoi ancora. Hanno fatto degli esperimenti del genere, è chiuso con la ghigliottina. Cioè il problema è veramente sostituire la risposta bellica alla guerra. Quindi io non amo la parola pacifismo perché c'è un'accentuazione, la pace a tutte. Infatti si intende come cedimento, pur di non fare la guerra ti concedo tutto, mi sbracoli. Questa è un'accusa, una calunnia al pensiero della pace, all'esperienza della pace. Anche guerra partigiana, venivano chiamati partigiani, io li ho conosciuti anche quando erano chiamati ancora ribelli, prima che partigiani. Ma la parola più giusta è resistenza, cioè sistere, stare fermi e star fermi e star fermi, cioè stare e non venire sopraffatti, cacciati indietro. Ecco, resistenza non è guerra. Qui abbiamo sentito Ercole Ongaro presentarci il suo libro La resistenza non violenta. Adesso ho perso i contatti, non so più come trovarlo, non ho più le mail. Mi affretto. Cioè, il pensiero della pace non è solo lasciatemi in pace, non facciamo niente, ma è una costruzione di modi di affrontare il conflitto. Il conflitto non è sinonimo di guerra. Conflitto è se c'è la vita è fatta di differenze. È bene che ci sia il conflitto, e se non ce ne accorgiamo bisogna sollevarlo, farlo vedere. Allora, insomma, bisogna proprio pensare in termini di da armi alle armi, armi contro le armi, pensare in termini di invece delle armi, invece dell'uccidere. Mazzolari, pochissimi anni dopo il 45, scriveva nel 49-50, se facessimo la resistenza oggi come l'abbiamo fatta ieri, sarebbe male, sarebbe sbagliato. Pochissimi anni dopo capiva che una cosa come il nazifascismo bisognava cercare, come è stato in realtà, di combatterlo, di resistere senza imitarlo, perché fare la guerra alla guerra è la dogmatizzazione della guerra. E questo noi dobbiamo cercare nella storia e nei mezzi attuali,
saper rispondere alle armi con armi umane, armi di umanità, con resistenza, con la disobbedienza, col boicottaggio. Ci sono libri e libri di tecniche della non violenza. Oggi il dogma imperiale è questo: se Putin fa la guerra, noi dobbiamo fare la guerra a Putin. Ecco, scappare fuori da questo cerchio, da questo circolo che, di ferro che ti blocca le teste. Ecco, questo è il nostro lavoro, più di tutto. In positivo, le tecniche e lo spirito dell'azione, abbiamo una storia, c'è, è scritta, è raccolta, non riusciamo a farla vedere, a farla conoscere abbastanza. Casi storici, non entro in questo discorso perché sennò mi dilungo troppo, ma scappare fuori da questa logica di ferro, per cui la guerra obbliga alla guerra, alla guerra come alla guerra, smentire questo dogma. E testimoniarlo. Eh sì. Giorgio, Brazza. No, due cose. Uno, accennava le manifestazioni che c'erano state negli anni 2000, giù di lì, no? Però, ci ho pensato anch'io, però secondo me c'è un fatto che... quando apriamo un conflitto non facciamo mai i conti con i rapporti di forza che riusciamo a mettere in campo, no? Allora, infatti non è vero che non hanno fermato la guerra, è che l'obiettivo fermare la guerra non era corretto, potevi rallentarla, potevi, cosa che poi è successo perché i bombardamenti sono iniziati qualche mese dopo la data in cui era stata prevista, no? Questo era il massimo che in quel periodo potevi raggiungere. Molta gente pensa di aprire un conflitto e risolvere il problema. Probabilmente il problema lo ridimensioni anche solo, no? E quindi c'è anche questo, se coltivi delle speranze assurde, c'è anche il fatto che ti bruci e poi fatichi poi a riprendere con la lotta successiva. Ecco, questa è la prima cosa. Quindi mettere delle aspettative che siano adeguate a quello che puoi mettere in campo, ecco. E la seconda cosa era che due volte hai parlato di problemi, no? E di ricerca di soluzioni di problemi. E allora, quando faccio delle formazioni, io dico, qua c'è la guerra, no? E qual è l'opposto della guerra? E tutti mi dicono pace. No, io gli dico, no, mi dispiace, no? In mezzo c'è una parola che non dite, no? Che c'è conflitto. Allora, se tu il conflitto lo affronti in certo modo, vai verso la guerra. Se non lo affronti, vai verso la pace. Nel senso che lo neghi, non lo vedi, eccetera. No? Allora il problema diventa come possiamo, come dice giustamente Galtung nei suoi testi, trasformare le relazioni che comunque sono presenti nel conflitto, no? E diciamo con mezzi pacifici, no? E quindi diciamo l'obiettivo di fondo diventa affrontare i problemi, ecco. Allora può essere utile trovare delle modalità diverse per affrontare i problemi che ad esempio nel settore aziendale ci sono molte esperienze interessanti sull'affrontare i problemi che ad esempio non sono utilizzate nel mondo dell'associazionismo, no? Perché tu parli di certi modi di affrontare i problemi nell'associazionismo, oh, boh, questa è roba di fabbrica, io no, ho smesso di lavorare 2 mesi fa, figurati se mi metto ad affrontare l'argomento adesso, no? Ad esempio, io più volte in alcune associazioni ho proposto di organizzare, di fare dei bilanci sociali e quindi di vedere i problemi, le relazioni, i costi e diciamo metterle in relazione in modo da capire come affrontare, come sono usate le risorse. Dio li salvi, entrare in quelle dimensioni. Niente, volevo solo dire queste due cose. E allora io
Purtroppo si deve salutare. Devo, tra 10 minuti devo scappare per l'ultimo treno per Alba, però volevo farti una domanda. Sì. E prima però devo premettere che volevo ringraziarti per questo libro, che mi sembra veramente un libro che ci voleva, un libro preziosissimo, perché è un libro che parla al di fuori dei nostri ambienti. Credo che sia il pregio, uno dei pregi più grandi del testo, che è un libro che racconta i movimenti nostri a chi non li conosce e in modo, con un linguaggio e una modalità che possono arrivare veramente a tutti, ed è quello che serve, perché noi sennò continuiamo a dirci le cose tra di noi e non riusciamo mai ad andare oltre, no? Questo libro credo che abbia questo pregio importante. E nonostante questo non è un libro di divulgazione in senso peggiorativo, no? Che può avere, perché è un libro molto documentato. Io ci ho trovato dei riferimenti che ho detto, boh, ma qui per scrivere queste cose è andato a cercare, ha fatto veramente una ricerca seria, approfondita. Quindi si basa su una documentazione assolutamente accurata e seria, ma per dare delle informazioni e far conoscere, insomma, una realtà di un mondo che sta più ampio, che è proprio quello che servirebbe tanto oggi per andare oltre questa polarizzazione di cui tu parlavi molto bene prima. Ecco, la domanda che, quindi questa era la premessa, il ringraziamento che volevo fare, io l'ho letto, l'ho già regalato e adesso prima di scappare ne volevo prendere un'altra copia, perché credo che appunto vada fatto conoscere. La domanda che ti volevo fare è relativa proprio a questo viaggio che avete fatto in Ucraina. Volevo chiederti che come hai percepito, ecco, proprio dalla tua posizione, essendo lì, no, dopo il percorso che hai fatto, le cose che ci hai raccontato, come hai percepito il loro modo di vedere pace e guerra, insomma, vedere un po' questi nostri, vivere quella situazione, vedere la carovana che arrivava, questi pacifisti italiani, ecco, quale cosa hai percepito, insomma, di questa realtà? Allora, ho percepito due cose che ho percepito, nel senso, da una parte, quello è un paese in guerra dove c'è una forma di nazionalismo esattamente speculare a quello russo, nel quale sono immersi fino al collo. E quindi tu, dove normalmente noi abbiamo i cartelloni pubblicitari con supermercati, auto, quello che... Gli erano tutti completamente dedicati a immagini di guerra, di esercito, con l'invito arruolarsi, insieme fino alla vittoria, scacceremo il nemico. Quindi diciamo un paese molto povero che però in un qualche modo viveva e vive dentro la guerra con un sentimento forte di rivalsa, che è assolutamente, tra l'altro, legittimo. Io penso che non si possa giudicare. Quindi anche a un certo punto, un giorno abbiamo fatto questo incontro, abbiamo potuto parlare con dei dirigenti sindacali che avevano a loro volta avuto un incontro con la CGIL, e la CGIL arrivava lì con parole di pace, no? Era una caravana di pace, e loro dicevano sì, pace quando la Russia se ne sarà andata all'interno del proprio territorio. Quindi da una parte c'è questa difficoltà oggettiva, secondo me, a far capire quel tipo di messaggio quando tu sei dentro quella situazione da un lato e quella propaganda molto forte. E dall'altro io ricordo questo pomeriggio che è stato forse il più bello di tutti, dove praticamente queste 100-150 persone della carovana sono arrivate in questo quartiere popolare, in questi ex palazzoni sovietici, ora completamente cadenti a pezzi, ma al netto della guerra cadevano a pezzi già da prima, quindi queste piazze triste, piene di fango, perché poi faceva freddo, pioveva, no? Luoghi veramente abbandonati da Dio, dove noi siamo arrivati non solo a distribuire questo cibo, ma anche con la chitarra e il microfono a cantare delle canzoni italiane. Allora, insomma, vedere tutte quelle
100, 200, 300, non mi ricordo, era stato un concerto in piazza con canzoni italiane e vedere insomma queste persone sbigottite, vedere che c'erano delle persone venute da lontano per cantare, per vivere una normalità insieme a loro, cioè, ho visto negli occhi delle persone un'incredulità, un'emozione che ti ha fatto capire veramente anche il senso del ritrovarsi tra esseri umani, tra il senso vero della solidarietà, che non è solo ti porto una cosa e te la mangi, è anche condividiamo assieme un momento, persone, famiglie, bambine. Lì è stato secondo me l'altra faccia un po' della medaglia, cioè dall'altro delle persone che vivono la guerra con la rivalsa e dall'altro lato però delle persone che chiedono veramente un'altra vita, un'altra possibilità, e quindi che persone venute da 2500 chilometri fossero lì con loro, secondo me quella è stata una bella testimonianza di concretezza, di capacità veramente di andare e condividere assieme qualcosa. Per quello io continuo a ritenere che la chiave resti quella, l'unica chiave anche per far comprendere che i valori che professi poi vogliono essere agganciati alla realtà. Insomma, queste due sensazioni contrastanti, ma che penso che si possano comunque tenere assieme. Grazie. Ancora una cosa. Posso dire ancora una cosa? Sì, ciao. Quando hai citato le parole di Dolci, saranno messi nelle condizioni di non nuocere, secondo me dovresti lì, in quel momento lì, citare il gioco nazionale nepalese che si chiama Tigers and Goats, no? Tigri e capre, dove l'obiettivo delle 20 capre che partecipano al gioco contro 5 tigri è quello proprio di mettere le tigri nelle condizioni di non nuocere, quindi circondarle con il loro numero e diciamo impedire il movimento, e vince chi, si gioca a coppie, vince chi. È proprio diciamo un buon allenamento perché insegna poi la cooperazione, insegna l'attenzione, insegna fare attenzione a insomma tante cose che poi servono nelle lotte anche. Fatemi dire ancora questo. Matteo ha spiegato questa situazione in cui si trova una popolazione abbandonata non da oggi, in cui l'unico segno di solidarietà reale è questo, no? Della gente che parte da qui. Ecco, io ricordo che uno dei primi libri di Nuto Revelli, Benvenuto Revelli, si chiamava Mai Tardi. Mai Tardi, chissà chi si ricorda. Quel Mai Tardi è una frase che lui mette al fondo del libro, dice Mai Tardi per ammazzarvi a voi tedeschi, perché c'era un odio così viscerale verso quella...